piaciuta la serata, sono contento, eh? Mm? Sono contento vi sia piaciuta la serata. Eh? Vi ho svoltati? Grazie Terminator! Sto continuando a grattarmi il naso oggi perché mi prude tutto. In realtà sono i baffi che mi vanno a solleticare i baffi. Aspetta che c'ho la webcam che c'ha il solito problema di merda che ogni volta mi toglie le stronzate. Vedi, tac. Adesso sarò un po' più buio, ma almeno mi muovo giusto. Come state, persone? Eh? La regina ancora al fiatone, la regina guarda, ha ballato, ha guardato tutte le persone di là che a ballare tutte lì. Incredibile. Grazie Fede! Sto degustando anche il mio drink preso al bancone con la consumazione. Stiamo fatturando, non parliamo di buste. Bravi. Bevo sempre il solito whisky, sempre il solito Johnny Walker. Finché non finisce, bevo quello. E lo so, Bronco, ti avevo visto che sei stato il primo a dire io voglio, sono qui solo per quello. Infatti non te ne frega niente di me, volevi solo quello. Tra l'altro poi io c'ho il Phantom, non c'ho neanche il booster. Il brano giusto come con la sonora di Animal Crossing, esatto. Questa sera tra l'altro giocheremo. Intanto c'è Tia che regala la sub a Bronco. Ma vedi che storia. Però non se la merita Bronco, perché comunque, ok, fa che salva le persone nelle ambulanze, non gli ambulanzieri ma i clienti. Però c'ha il Mac lui, quindi purtroppo c'è un problema. Quale problema c'è, Vectors? Se conto su Discord funziona. Cosa conti? Cosa che conti? Cosa conti? Mi ha dato una bottiglia di Zbowska, la vodka polacca. Sabato sera mi imbriaco da solo a casa. Lo so, Bronco. Infatti ti sono molto vicino io. Grazie a Famous che fa partire il train di livello 2. Se il comando conta su Discord, eh sì, perché c'è il Nightbot anche su Discord, i comandi funzionano anche lì. È una cosa ottima in realtà, perché anche per Amazon quelle robe lì potete usarlo anche su Discord volendo i comandi. Sono andato troppo su, mi ero perso tutta la chat, scusate. Dicevo, grazie anche a James Bondi, grazie a tutti quelli che stanno subando in questo esatto momento. Siete gentilissimi, incredibile. Devo urlare neanche tanto che, essendo in quarantena, c'è mia madre di là. È dall'altra parte della casa, quindi probabilmente non mi sente, però magari evito di strillare, che è meglio. Tanto ci dobbiamo rilassare stasera con Animal Crossing. Vi presento i miei amici, vi presento... Tra l'altro dopo verrà giù anche Vale tra un pochino, che... stiamo qui, parlichiamo un po' di Animal Crossing, andiamo a esplorare delle isolette, dobbiamo ripagare un debito a quel mafioso di Tim Cook. No, la regina non è scappata da Londra, è che la regina è rimasta qui perché se deve... non può tornare a Londra adesso che con la quarantena è un burdel. Bevo sempre grazie a Vertien che dona 500 bit. C'era bisogno, mica vanno in beneficenza questi, vale, me li intasco tutti io, eh. Sei pazzo? Ho il biglietto d'ingresso, tipo. Oppure ho visto che ho messo i trifogli, che non sono neanche quadrifogli, quindi non portano neanche fortuna. Quindi niente. Dicevo, bevo il solito Johnny Walker. Comunque,
Intanto, fammi aprire l'Elgato Game Capture. È San Patrizio, era 4 giorni fa ormai. Ed era il compleanno di mio fratello, tra l'altro. Senta che belle le onde del mare. Confermato l'8.5, assolutamente sì. Ci sta. Beh, allora, se 8.5 non volesse dire gioco di merda al giorno d'oggi, sì, lo confermerei. Ma purtroppo al giorno d'oggi 8.5 non è chissà che voto. È un poco più della sufficienza per la maggior parte delle riviste di oggi. Però se non fosse così, cioè, se l'8.5 fosse effettivamente un 8.5, allora sì, sarebbe un ottimissimo voto. Grazie a Ravencrow che porta l'Hype Train al livello 3. Era il 3? Che non ci siamo quasi mai arrivati nelle notturne. Grazie. No, Gabbo, avevo il Phantom ed era tutto elaborato e c'aveva la Stage 6 di Marmitta. Aspettare il museo che non ce la faccio più a vedere tutta la mucchiata di roba fuori dalla tenda. Anche io ho tutta la mucchiata di roba fuori dalla tenda. Adesso vi faccio vedere poi. Partiamo? Change? Changeo? Allora, non so, Vale, se intanto tu vuoi venire giù, io adesso faccio vedere un pochino di roba, poi vedi te, vieni giù quando ti pare. Grazie Nea! Ma questo non è il sito di Camgirls che cerco. Molto meglio. Salve signor, grazie. Se sono meglio delle Camgirls, questo è un bel complimento. Cioè, se fate le pippette su di me, mi farebbe un po' senso da sapere, però. Croce, Chi com'è è? buono lei! C'è Claire che dona una. Era anonima, no? Lei era anonima o no? Non si sa se è anonima. Te l'ha regalata a Tyson Chin. Grazie, Claire. E c'è Lolorzio. Lolorzio che l'ha regalata a se stesso invece. E dice: buonasera, bel pinnone. Grazie. Buonasera a Voice. Questo è il davanti di casa mia. Questo qui è davanti a casa. Ormai si saranno cotti. Qui c'è il girino, quello lì che si è cotto. Pensate che bello se ci fosse stata la prima persona. Il mio cappello c'è scritto Nutundo. Nutundo. Nutudo. In realtà Nutudo. Me l'ha regalato il mio amico Antonio, il cappello. Però lo posso anche togliere. Solo che se lo tolgo mi occupa uno spazio. Eh sì, me lo mette lì. Almeno ho cambiato i capelli, non c'ho più i capelli di cazzo. Questo gli vale. Credo che il cappello. Te il tetto l'hai fatto giallo, Vale? Perché credo che il cappello te lo dia. Io mi devo smutare su. Sei venuto giù, ma io mi sono smutato, Vale. Credo, Salve, Vale, sì. che il cappello lo dia in base al tetto della casa. No. No? Perché non ce No, l'hai giallo tu? no. Ah, a parte che quel cappello lì io l'ho comprato. Ah, non te l'ha dato il No, mi ha best dato un friend. cappello tipo con la tesa larga, un sombrero fiappo. Non posso E poi presentarvi ce l'ho Antonio, nero. mi spiace. Come Sta dormendo. no? Ah, Cosa cavolo. faccio? Lo sveglio? No. No. Allora, Valentino, vuoi Lo so. venire tu da me? Va bene. Poi non so cosa faremo. Anzi, in realtà, stiamo un po' qui così. Io vado. Parliamo. Sì, parliamo un po'. Io intanto che parliamo vado a fare un viaggio in un'isola. Ok, mi piace. E dopo, intanto come lo sentite? Basso, alto? Perché forse lo sento un po' basso, Vale. Ma io sentivo basso te in live, non so Mi sentivi perché. basso a me? Alziamomi un po', alziamomi.
Mi alzo un pochino, mi alzo, ecco. Se si può alzare leggermente, lo alziamo, perché anche io lo sentivo basso, in effetti. Mettiamo più 3, a posto. Ecco, sai, si infrangono le nome più grandi speak. Negozi? Ah, non lo so io. Questo aggiornamento di TeamSpeak, non lo so, non so neanche se parla del gioco o della vita vera, visto come siamo messi oggi. Ah. Se parli del gioco, sembra di sì, che abbiano gli orari i negozi, che è l'unica cosa che rimanga aperta. Alle 9 di sera, quindi? Non so l'orario esatto. Però so che dovrebbe avere gli orari, a parte il municipio, quello dove c'è Tom Nook, che dovrebbe essere aperto. Giustamente, che gli devo andare a rompere le palle anche alle 4 di mattina. Sì, tanto lui per i soldi sta sveglio sempre. E certo. Ah, ma ho rotto la canna da piesca. Quella pro? Sì, devo andare a rifarmela. Grazie, Drinals, ma si sono sentiti i beat? O non me ne sono accorto io perché sono un brutto scemo? Probabile la seconda, sicuramente. Io ho tolto il volume della live perché sennò ti sento due volte. Giustamente. Allora, io fa vedere se gli strumenti ce li ho tutti. Ascia di pietra, fionda di pietra, canna di pietra, pala di pietra, asta di pietra e retino di pietra. Ce li ho tutti. Rimettiamoci anche il cappello. Voilà. Pietra. Cappello di pietra, certo. E ci compriamo un biglietto per andare in un'isola di pietra a caso. Vediamo, usa le miglia. Isola di pietra, dove i guerrieri di pietra mangiano Bevono pietra. pietra. Sì. Non era di Antonio il cappello. No, me l'ha regalato Antonio il cappello. Quindi tu sei Pietro? No. Ma ditemi un po', voi che frutto. No, non è vero, non ve lo chiedo perché era una battuta. Perché Vale oggi il live da gatto ha chiesto alla chat che frutto gli ha dato la loro isola, creando un intasamento di chat tremendo come fosse un novellino di Twitch. Avete capito? Questo pazzo. Ha fatto la cazzata, ha fatto. Stato divertente però. Lo immagino però. Allora, una conchiglia. No, non me la dovevo intascare, che non ce ne faccio un cazzo adesso. Andiamo nell'isola prima, va là. Palloncino. Senti un fanboy o ancora presto? No, io fanboy non lo posso essere perché è il primo che gioco ed è il primo giorno che gioco, quindi. Ed è un gioco da 8 e mezzo, ricordiamo, quindi. Non lo posso ancora essere. Poi magari, cioè, mi sta piacendo molto per Questa adesso. è terra da Giuseppe, rose. facile da leggere. In Parte effetti. che. Allora, buonasera signor Morelli. Sarebbe così gentile da raccontarmi come funziona questo gioco e quale sia lo scopo? Mi perdoni l'ignoranza e buona live. Allora, ti rispondo io perché io, come te, mi sono chiesto per anni, secoli, Millenni. millenni Sapevo. questa domanda. E ora che ho capito che ce l'ho sotto mano e ci ho giocato tutt'oggi senza mai staccarmi da questo gioco, anche ieri a mezzanotte, È pensa. dalle 9 di stamattina che ho gli Esatto. occhi qui davanti. Ti posso rispondere. Cosa ho cliccato? Ho cliccato che si può andare? Speriamo di sì. Quindi ti rispondo. Lo scopo è quello di. È come Age of Empire praticamente, uguale. 1-1, proprio hanno copiato Age of Empire. Tu devi conquistare l'isola. Sei un conquistatore, sei qui con la scusa che sei in vacanza, ma quelli sono tutte scuse burocratiche per non pagare le tasse, tutte queste cazzate qua. Tu sei arrivato in quest'isola e la stai conquistando, stai colonizzando, stai mettendo su le capanne. Parti dalle capanne, fai le case, fai tutto quello che si deve fino a creare alla fine una città. E dopo, quando dici, ma capito, quando ho creato tutto, che cazzo faccio? Comunque un'altra isola dove piove, eh? A me piove sempre nelle isole. Io non l'ho ancora visto la pioggia. E cosa c'è? Ci sono ancora le pesche, che palle. Comunque, sei qui. Poi una volta che hai fatto tutto, dici, che cazzo faccio dopo? Scusa. Boh.
senso, ancora non ci sono arrivato così avanti. Dopo si vedrà. Immagino si fa. Devo palarli questi, mi dicevate, però mi occupano tutte robe. Ve lo facciamo noi. Ognuno occupa uno spazio. Esatto. Nel senso ci sono. Poi ci sono eventi, tutte robe ci sono, no? Quindi alla fine è un po' un passatempo. Cioè è un pochino un gestionale, cioè il concetto è quello di un gestionale fondamentalmente, però è un passatempo, nel senso non è un gioco vero e proprio. Nel senso che tu non è che devi sconfiggere qualcuno o battere il boss finale o che cazzo ne so. È come The Sims. The Sims, qual è il tuo scopo? È un simulatore. Questo qui più o meno è sempre un simulatore. Te l'ho spiegata bene, Vale, ti ho convinto a comprarlo di nuovo? Mi è piaciuta la spiegazione. Effettivamente, dai, sono Ero un po' contento della mia. allibito all'inizio, ma dopo la chiusa Però mi ha non ho detto nulla convinto. di sbagliato, no? Non so perché Age of Empires non ci ho mai giocato. Vabbè, nel senso che Age of Empires in realtà è uno strategico, è più Caesar, va bene? Non insalata, Vale. Sto raccogliendo troppe piante qui. Allora, intanto l'erba ce la fumiamo. Dov'è? Qua. La buttiamo via, che non la vogliamo. Allora, adesso direi che a fiori siamo a posto. Ne abbiamo raccolti tulipano rosso. Come tutti i rossi, non li ho raccolti tutti i rossi. Rosso, rosso. Ah, è giallo. Va bene. Allora. Raccogliamo, porca miseria della pala, e vaffanculo l'erba. Adesso siamo andati in quest'isola. Siamo andati in quest'isola in particolare, dove è un'isola di nessuno. È un'isola di nessuno dove dobbiamo semplicemente lootare. Dobbiamo raccogliere robe. Qui raccogliamo le noci di cocco, raccogliamo le pesche, che purtroppo ci è andata di sfiga perché le pesche ce le abbiamo già nella nostra isola. Perché, se non lo sapete, quando tu arrivi nell'isola c'è solo, cioè tutte le piante fanno solo un tipo di frutto. E dopo tu, giocando con gli amici, te le scambi, queste robe qua, fino a collezionare tutto. Spiega anche il particolare economico di questa cosa. Esatto, c'è una bottiglia qui. Il particolare economico qual è? È che la frutta che ho io nella mia isola, se la vendo, mi dà poco. Se invece vendo la frutta che prendo dagli esterni, dai miei amici così, è come import, quindi vale di più, figa. Cioè, si fattura meglio. Allora, ho preso una bottiglia. Vediamo questa bottiglia, cosa c'è scritto all'interno della bottiglia. A te che non Messaggina. conosco, sono troppo allucinante. Ho creato uno schema fai da te guardando dei video promozionali in TV. Cioè, se trovi la bottiglia, devi troppo realizzare il mio capolavoro. Dai, prova a seguirlo. Con creatività, vittoria. Questa è una che ascolta Una Bando. sdraio tronco. Questa ascolta bando. Bando. Una sdraio tronco, poi. Cos'è una sdraio tronco? Guarda che Giorgia è online. Prima di partire dall'avete detto sì, ma io adesso stacco perché No, nel fine. tanto che sei sceso, ho detto, vabbè, ci state giocando voi due, continuo a giocarci anch'io. Pessimo esempio, Giorgia, guarda. Forza di volontà, veramente. Allora, che pescioni che ci sono qua. Allora, prendiamo la nostra accetta che diamo due sbreghe a sto sasso. Proprio in culo. Ma tutti adesso i minerali. Quello che ha detto Vale. No, c'è un botto di sassi anche io. Corri, corri, bestia, corri. C'era un altro sasso qua da sbregare. Poi dovrò prendere. C'è una lumachina, l'ho vista. Catturiamola. Io prima ho fatto un errore, Moro, sono andato in un'isola di quelle lì per farmare e avevo ancora della frutta nel mio apparato digerente. Hai Quindi io sfondato tutto, hai vado sfondato. convinto su un sasso per farmare, puff, e mi ha Porca dato una miseria. pietra e basta.
abbiamo blandita a continuare. Che parola è blandita? Bello però. Sì. Cosa... No, cosa sto cliccando i tasti? Fammi raccogliere qui. E già con lo zaino così pieno, Mauro. È osteria, sì. Ho raccolto i fiori. Guarda te che questi tastini, niente, do le ravanate, un burdel. È un'isola un po' defecatoria questa in realtà, eh. Sento... È un grillo questo, è terribile, è una rana, non è un grillo. Allora. No, non ci sono io per ora. No, adesso ancora non c'è. Poi quando torno al mio paese... Io faccio da supporto morale per ora. Sì. Oh, raccogliamo un po' di culatelli. Per me è un frigo. Io non ho trovato più... cioè negli alberi scuotendoli ho trovato solo una volta... Ma che è isola spirale, però è molto carina in realtà. Ho trovato una volta al... un asciugamano, un telomare. Poi basta. Io ho trovato tre volte tipo degli oggetti. Cazzo, ho 30 sassi, li butto via sti due sassi, fammeli buttare via. E poi anche st'erbaccia la pianto. Scarafaggino però là non ce ne faccio niente, che ce l'ho già nella mia collezione di insetti da tutto il mondo. Allora, raccogliamo l'argilla. E quanti tasti sbaglio? Tanto ci ho giocato fino stasera, ancora non li ho imparati. Che problema è? Anche io ogni tanto confondo X e Y. Allora, però c'ho solo tre posti. Diciamo che una pesca me la mangio. Un tulipano rosso lo potrei anche buttare. Tanto peschiamo. Vieni qua, pish. Stasera faccio i numeroni, veramente. Siamo tantissimi questa sera. Vediamo che pesce. Ma al solito merda. Il boccalone è sempre quello, becco. Crede proprio tutto poi, eh. Quello che abbocca così facilmente. Veramente. Cazzo, ma lo prossimo Animal Crossing dobbiamo chiedere se chiamano anche noi a scrivere le frasi del gioco. Cazzo, veramente. Ciao culo! Ti è piaciuto il ride di stasera? Ti ho messo un po' in ansia, ti ho messo. Allora, questo è un pesce piccolo, ma non di piccolo valore, sicuro. C'è un regalo. No, questo è un rodeo, sono un vero cowboy invece. Ecco, ma che vergogna. Allora, c'è rimasto più una fava. Ah, c'è questo pesce, questo qui sicuro è un renato. Hai mai pescato tu il renato? No. Non esiste. Ah, ecco. Vediamo un po'. Un calamaro! Era meglio un caladolce? Quanto? Il pesceremo o ne ho pescati due? Ah, guarda come si allarmano questi merdi. Samaios! Toh! Ho preso una ligia esotica. Oh, ma ho le tasche piene, ma... Buttiamo via un... Cazzo, non posso buttare via il tulipano perché non lo dovrei piantare. Quanto vale la ligia esotica? Non mi ricordo, ma forse riesco a dirtelo se mi dai un attimo. Dai, ti do un attimo.
Moro, ma ti è Guarda, passata la storia delle storie non lo e so. dell'occhio? E cos'è che mi deve passare? Lo sbalordimento? Moro, non ne ho idea. E allora Valle butto via un boccalone. Secondo me il boccalone non vale una sega tanto. No, infatti. E torno. Boccalone 400. Beh, tantissimo in realtà, porca miseria. Dodoardo, torniamocene via. Questa voce profonda che è terribile. Mi piace come nome, Morubia. Sei cromato, va bene, buonanotte, culo. Harry, non fare lo scunzamnestra, per favore, eh? A proposito, Harry, se, so che tu sei esperto. Sai se posso far GTA, far girare GTA roleplay sulla mia PlayStation 4 Pro? È la Pro? No? Comunque. È una domanda seria? Assolutamente no, Vale, era una Ah, ecco. cazzata che lo prendo sempre per il culo, lui. Tanto se volete followarlo... innanzitutto mi dispiace, però se proprio volete farlo, fa le live su GTRP anche lui. Giorgia, mi fai uno shoutout? Vediamo se è preparata. Non so fare. Anche io, Vale. Vedi, neanche cazzo, Giorgia è brava. Bravissima. Tanto sono riuscito a mettere 100.000 stelline da parte. Bravo. Fatto un nuke, se no ti manda la mafia uruguagia a casa. Chi? La Cioè mafia cosa ti... uruguagia. Cos'è? La mafia dell'Uruguay. Ah. Sto facendo una cosa, vale, dammi un attimo, eh. Sì. La mia grana. E adesso c'ho un debito di 198 milioni. Purtroppo. Bestia. Grazie Leonius. Ma perché sono uscito? Dovevo aprire. Dovevo rapire i cancelli. Grazie Leonius e benvenuto in questo canale. Io sono Moro, conosciuto anche come Mike of the Desert su Google. Sono membro dei Termosifoni. Un canale, questo qui, dove sei ora. Grazie anche a Cavallo33, lui che ci segue da 5 mesi ne saprà più di me, di te, volevo dire. Ah, Non ecco. voglio partire, vedi che sbaglio poi. Siamo un canale multiplayer, tipo Valentino, non c'entra niente con il Esatto. canale. Però fate conto che al posto di lui ci fosse un'altra persona, no? Altri due per l'esattezza. Notte Harry. È un canale, giochiamo multiplayer di solito, capito? Cosa particolare, delle volte, cioè, vedi in giro su Twitch, non è che funziona così, invece noi, pensa un po', funziona proprio così. Allora, comunicazione on the line. Oggi me la sento di spiegare, sì. Giorgia, io non capisco, tu sei una nostra moderatrice e come tale dovresti sottostare al mio ordinamento. Cosa mi stai denigrando? Allora, i miei migliori amici, tieni. Permetti. Valentino, il Ehi. gate è aperto. Ostia, arrivo subito allora. Giorgia, osteria. Ma dorme anche quella befana di Tamara? No, c'ha le luci accese, gli entro dentro.
Nel senso. Di La do una tenda. birra. La volevo far vedere meglio, scusate. Puoi restare qui quanto vuoi, io non ti mando di certo via. Oh, eh. Ho sentito che hai una casa, sembra che Tom Nook si sia dato da fare. Allora, com'è dentro? Verrò a vederla uno di questi giorni. Non c'è altro da dire. Oh, ti segue? La prossima volta ti faccio provare qualche nuova ricetta. Perché fai quella faccia? Non capiamo, questo qui ci vuole vendere l'hashish. È Ronaldo il fenomeno, lei, sì. E c'ha gli stessi capelli, Vale, non te ne sei accorto? Ah, è vero. Vale, stai arrivando, tu dove sei? Ho appena premuto sì. Eh già che ci vuole quei 15 minuti buoni di dialoghi prima di poter Sì. arrivare. Comunque, questa è la mia piazza centrale, come tutti quanti. Qui dietro adesso in costruzione. Oh, sta arrivando qualcuno. Che bellezza. Penso che purtroppo sia forse la cosa più fastidiosa del gioco. Eh sì, perché sono veramente tanti dialoghi lì. Sì. Poi dopo il multiplayer Funziona da è Dio, sì. perfetto, sì. Persona a caso, Vertien, in arrivo da Utopia. Utopia, però va Utopia. bene. Ma Utopia è più Anche bello. a me piace di più Utopia. Perché Utopia credo sia inglese. La English, sì. Sarebbe Utopia. E Utopia. tra l'altro, ti spammo un po' per vie traverse. Ho chiamato la mia isola Utopia come l'isola del romanzo, che appunto si chiama L'Utopia, scritto da Tommaso Moro. E quindi vedi che tutto si ricollega. Davvero? Pensa, e mio fratello si chiama Tommaso e... Sì? Natura. Che Sì. storia. Tommaso Morelli. Eh sì. Nome d'arte Tommaso Moro. Certo. Cioè, prima di me chiamavano lui Moro. Beh, immagino. E adesso? Adesso lo chiamano Togo. Ah. Valentino, ti vengo a prendere in aeroporto. Ah, molto gentile, guarda. Ciao. Ti ho Aia. preso! Dai, dai, cosa facciamo? Cosa facciamo? Vado a stalkerare qui, Santa Mara. Aspetta. 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 Ho preso. Che figura di merda, mi ha sgamato. Anche qui non siamo buoni. Niente, figurati, alla prossima. Belle palme, guarda che faccio lo Nuovo. slalom. Oh, Ronaldinho! Bravissimo. Ma Stavolta la c'hai prendo. Gulliver tu? Non ce n'è sbattuto una sega. Oggi si incazzava come una iena. Ormai ci ha Niente. rinunciato. Mi ignora completamente, ormai gli sto sul culo. Proviamo con Gulliver, con Gullit. Vieni qua, Gullit. Niente, non gli frega una sega anche lui. Provo a dargli una palata adesso, aspetta. Io devo vendere la roba, è vero? No, non gli frega una sega, basta. Allora, fammi andare a vendere le cose, c'ho niente di Comunque nuovo. io l'ho proposto anche oggi Devo e piantare lo anche le robe. ripropongo. Un giorno dobbiamo organizzarci in otto con Animal Crossing e giocare a nascondino. Una volta che abbiamo tutte le cose, sì. Perché la cosa figa è che non compariamo nella minimappa. È vero, cioè io se mi metto qui, cioè non mi vede nessuno, non mi vede, cioè devi fare un giro e guardarmi con la telecamera storta, quindi è bello, ci sta. Il bene è Allora, che piantiamo pu puoi anche andare nelle tende degli altri a nasconderti. le cose. Tulipani qui, tulipani lì, tulipani ovunque. Che dopo con i fiori ci vanno gli insetti. Ora, ma tu dicevi che non potevi sdraiarti sul telomare. No, non si può fare Ah, invece. ecco. È che un po' per, cioè per cosarsi è un po' una merda.
Tra l'altro, se corrono i fiori si sbudellano tutti, vero? Meno facilmente che nei giochi vecchi, però sì. Ma non ho giocato i giochi vecchi, ne sono a Sega. Infatti, Ah, neanche io li ho mai giocati. allora. Voilà, ti piacciono i miei fiori? Aspetta che l'inquadro da... No, dall'alto. Molto belli. Ma il tetto indaco? Sì, perché voglio diventare sindaco. Mi sembra giusto. Allora, fammi andare a vendere la roba, va là. Altro vi, poi vi faccio vedere anche qui tutto bene. Guardate, ho un canestro per la Che pallacanestro per fare bello. l'invidia a Marco e basta questo. In Mi realtà fa sembra anche abbastanza giusto. caccare. Ho messo qui così a caso nella catassa di roba. Ma Ma una se ne volta. trovi due è Eh fatta. certo, una volta che sarà tutto libero, poi quando ce ne avrò due e quando avrò la cazzuola, potrò fare veramente il campetto. Eh sì. Magari si trovano anche le porte da calcio. No, non puoi cantare, Vale, mi spiace. Cosa fai? Cosa fai? Cosa premi? No. Andiamo a vendere la roba, va là. Poi andiamo a fare una sessione di pesca. Come Mamma se mia. fossimo proprio. Oh, Vale, domenica mattina si va a pescare, Ah. eh? Schiaccio quel ragno di merda. C'era un ragno. No, era nella teca, era. Ma quello Era una lo tarantola. devo mettere al museo. Allora, Mirko, adesso tu mi dai il cash, eh? Queste Allora, pesche le hai lasciate su apposta, immagino. sì. Non te le tocco. Allora, dobbiamo vedere questo. L'argilla, sì, questo. I fiori li vendiamo perché ce li ho nella cassa. Queste pesche. Te ne do 10 a te, Vale. Guarda, così un dono per la Ah, compagnia. grazie. Noci di cocco, le vendo che ce l'ho nella cassa. Boh. Così poi le vai a Allora, vendere nella tua isola e buono. tutti che dicono le pesche le disegnano sempre che assomigliano a dei culi. Ma in realtà quella piega lì, la pesca ce l'ha davvero. La cosa che a Sì. me È preoccupa di più è la la punta, che punta, è vero? io non ho mai visto una pesca punta. Allora. No, perché un pochino la punta, cioè non, assolutamente non così. Però un pochino la punta ce l'ha, ma Ma è veramente non è vero che ce l'ha, nel senso. Dove cazzo sei andato? esageratissima. Sono sulla spiaggia est che Porca sto raccattando un miseria. po' di vongole. Ma Ah, se ma vuoi ti proprio vengo quella incontro. est. No, arrivo io, dai. Perché sto prendendo il bastone da qui? Non lo so, ma non vi preoccupate. Zompero. Ah, vedi. Cosa fai col cellulare? Sempre davanti a quegli aggeggi, ma per favore. Mi è arrivato un messaggio. 1000 miglia. Allora. Nella gara. Perché ho raccolto 50 vongole. Oh, raccoglio Grandissimo. queste chiappe. Grazie. Ora vuoi vedere il mio pesce? Ah sì, fammelo vedere, per favore. Bestia che boccalone. Allora. Prendiamo la pala, innanzitutto che qui c'è qualcuno che squirta, guarda. Non ci ho preso niente. Era qua. Ma continua, infatti. Bravissimo. Una vongola. Che belle le vongole. C'era niente, mi sembrava. Ho preso un abbaglio. T'ho visto. Animal Hot Crossing. E ci sono gli squirting dalla spiaggia. È un botto, ce ne sono. Allora, basta aspettare un attimo. Ecco, qua non c'è niente. Figura. Tra l'altro, io voglio anche i pacchettini. Ma non Niente. arrivano. Vale, non arrivano mai. A me, io ne ho visti due o tre prima, ma no, Da me. da me. Il fatto è che veramente devi tenere il volume abbastanza alto per sentire il rumore del vento. Scappare tutti i pesci intanto. Ne ho Eh appena sì, aperto perché uno, Giorgio, se ma guarda te. corri scattano. Eh sì, ma io c'ho fretta. Prude un occhio. Allora, Vale, si va a pesca? Chi trova il pesce top? Sfida? Va bene, arrivo, eh.
Allora, fammi prendere la canna da pesca. Piri 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 pippi. Questo costa il top. Sembra piccolo, ma è un'anguilla elettrica, sicuro. Vale, ci sei? Io sono un attimo dato un masonoccolo, adesso allora, arrivo. Ti aspetto, guarda. Beh, no, ma pescala quella lì intanto. No, no, aspetto, iniziamo insieme a ma pescare. Ma poi scappa, moro. Non scappa nessuno. È un pesce rarissimo, si vede. Mi hai messo ansia, mi hai messo. Prendilo, prendilo. Sotomayor. E invece no. È un rodeo, sono un vero cowboy. Mi si è pure rotta la canna da pesca, ma te guarda che inculata. Per fortuna che ho pescato allora, sennò che gara di merda. Sì. Quindi devi tornare qui da tonnoccolo a fartela? Sì. Ho rotto quasi un fiore, che paura. Mi sei proprio atterrato sopra. Sì. Allora, c'ho le robe. No, in realtà faccio qui fuori, che c'ho il coso da lavoro qua fuori. Ok. Allora, dobbiamo fare prima questa. Voilà! Ho fatto una cassetta degli attrezzi. Adesso facciamo anche l'altra. Tanto il ferro adesso, figa. Non volevo creare qualcos'altro, però ho due vongole, creiamo due esche. Bravo, tu sei che sei un pescatore provetto. Ciao Pier, buon quel che vai a fare, penso a dormire. C'ho la luce questa qui che mi sta uccidendo questa sera. Abbassala un pochino. Se la metto così, però sono tutto buio, devo girare di più così. Anzi, sapete cosa? Mi metto in, posizione... Mi stai guardando l'esca? Tantissimo. Mi metto in posizione da... Non mi fare che sono in posa, per favore. Ma guarda te che maleducato. Volevo prendere l'esca. È quasi, Voilà. Ma che roba, mi metto così. Ho abbassato il volume, adesso vale, non ti sento più perché ho toccato le cuffie. Mi sta cadendo tutto. Adesso ti sento di nuovo e sono a posto adesso. Bene. Cosa fa quella lì? Fotobombing? Cosa? Dove va? Dove viene? Come oggi che ho fatto la foto, mi ha fatto fotobombing. Ho delle miglia. Ah già, che io devo pescare una carpa koi. Dovrei anche demolire due alberi. Dove trovare Moro ogni tanto? Sai che ha un titolo particolare che è animale da monolocale. Animale da monolocale, sì. Grazie Guerzo. E tra l'altro il titolo della live di oggi è animale da monolocale. Andiamo direttamente allo stagno. No, che tanto se dobbiamo fare la gara, che cazzo andiamo allo stagno. Però andiamo che voglio vedere se trovo carpa koi. Ma mi viene lo stagno, peschiamo all'uno. Peschiamo un pesce a testa, ti ho perso. Ah, di Vabbè, non ce n'è neanche uno. E butta l'esca. Ho capito, ma guarda te che barbunaggio. La butto io? No, ce l'ho qua. Ne ho 5. Vai, comincia tu. Allora. Garino. Vai, vediamo, No, facciamo 3 pesci a testa e vediamo chi guadagna più soldi dai 3 pesci. Io ho 2 esche. Ma te ne do una io, ne ho 5. Va bene. Ma porca miseria! Carpa. Una carpa, carpe diem. Vai, Valle. A lei. Aspetta, mi metto dal basso che almeno vedo tutto, se no non vedo una sega. Ti lascio un'esca. Ah, grazie, un escamotage. Cosa faccio? Vabbè. Allora saltiamo i fossi, saltiamo. Palese boccalone. No, era una carpa, carpe diem. Ostia, piccolino. Vediamo un po'. Un girino di merda, Valle. Sono andato a farmi un giro. Dai, vai. Allora, buttiamo questo. No, è un pesce. Non butto il pesce, butto l'esca magari.
Ma guarda che pescioni. Allora si deve girare. È una carpa koi sicuro. Ma cosa fa? Mi sfancula? Ah. Allora, un'altra carpa, carpe diem. Vai, Valle. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ce la fai stasera? Ma non te ho fatto più. Carpe duem, bravi. Sì. Oh, attenzione. Oh, questa è una carpa. Carpe... e basta, poi non funziona più la battuta. Dove cazzo mi hai lanciato? È buono che non so mirare. Lì. No. Dai! No, no. Oh. Ah, funziona. Sembra la carpa, ho capito, ma... Però mi sa che si è inventato. Aspetta, tutto. Siamo 2-2? Sì. Cioè, siamo due... Facciamola l'ultima, facciamola qua, dai. Fanculo il... No, fanculo, dai, facciamola qua. Ok. Qua pesce abissale sicuro, eh. Su uno specchio... che cazzo c'ho davanti? Uno specchio d'acqua questo. Oggi ce lo sparsa qui. Ah, ecco. Oh, che bella bestia. Ho sbagliato. No. È scappato? Sì. Aspetta, aspetta, tieni, che tanto ne ho due. Tra l'altro ho sentito un rumorino, fammi vedere. Ah, le stelle cadenti, ma che belle. Ed è cascato qualcosa dalla tasca, eh. Ho sbagliato. Adesso sicuro mi danno pesce di merda, fa vedere. Sapevo io. Ho voluto fare lo stronzo. Ciao Vector. A letto? Sì. Buonanotte Vector. Cos'è? È uno sgombro, volevo far piazza pulita. Ma levati dai, ti faccio vedere io come si pesca. Dai. Oh. Volevo essere esoso ma non ce l'ho fatta oggi. Anche secondo me vuoi far piazza pulita anche tu, Vale, te lo dico, eh. Non si gira, però. Eh no. Aspetta, che ha fatto lo slow motion, momenti di gloria. Dai! Oh. A 4 è uno sgombro, 100%, guarda, eh. E infatti... Porca miseria, hai vinto tu allora. Eh sì. Non ci sono le moto, non ci sono. 8,5. Fotti i coralli, fotti. Le esche si possono anche comprare? Sai che mi sa di sì? Mi sa di sì. Adesso facciamo... un po' di pesca fluviale. Sì. Ostia, ostia, si tira. È sempre il solito. Cos'è sto suono? Sono le stelle cadenti? Io non sento niente. Sento un suono come... ah sì, sono le stelle cadenti. Che belle. Però io da qua non vedo un ca... e passa di là. E fa... hoppala vai. Ah, non è che non vedo un cane, che non c'è un pesce. Eh no. Yeah. Allora adesso vado a comprare le esche, ne compro una quarantina, Valle. Vai. E si tira avanti fino alle 5. Siamo a merda. Fanculo il debito, Tom. Ti svaligio il negozio di esche. Allora, fa vedere. Questa è la medicina. Cazzo, non le vende le esche. Vende i semi di fiori. Bastardo. Germoglio di cedro.
Niente, C'è un allora. foglio di cedro? Scusa, poi mi fai cedri? No, i cedri credo che siano gli alberi, quelli senza i frutti. Eh no, quelli lì sono i latifogli. Ah, sì? E Quello che ho preso da te oggi era un latifoglio. allora, puoi provare. Oh, io lo compro 640. Ho Pescato una platessa, sarà la femmina del plato. plomo. E poi il plato in realtà è il giardino giapponese. Oh. Forse erano qui da comprare nel catalogo Nook. Ah sì, un'altra cosa che ha detto Giorgia prima, molto importante, è che ha detto, ma se mi fermo i soldi non crescono. Beh, Eh già. è un po' come stare in quarantena. Anche tu, Cocchiuscia. È perché il cedro, cioè, figa, il cedro. Allora, lo mettiamo qui, in mezzo ai coglioni, lo mettiamo. Tutti li ho passati. No, forse qui è veramente troppo in mezzo ai coglioni, però. Ma non c'hai la ruota? Sì. Non fai meglio. Boh, a volte. Voilà. Boh, vediamo che cazzo cresce. Settimana prossima ve lo dico. Allora, dicevamo, le esche ci inculiamo, quindi. Oh, ma questo mi manca! Cos'è? Ah, Il ghiozzo! io se no lì ce l'ho. Manca quello lì della Juventus. Si pesca in mare quello. Vado nell'altra sponda. Che si sa, sono. Buonasera. Che bacio che siamo tirati. Prossima volta che andate a pesca dovete fare il lancio perfetto di Pippo come nel film In viaggio con Pippo. Intanto mi faccio un Non sonno me lo qui. Posto ricordo. bello riposato, Perché in sono viaggio male. con Pippo, io sbaglio sempre, perché in viaggio con Pippo è quello con, che c'è suo figlio, no? Suo nipote lì. Giusto? Sì, no, c'è anche Pippo, c'è. Va bene, sì. E invece io quando leggo In viaggio con Pippo, non so perché, mi viene sempre in mente il film quello vecchissimo con Pippo, Topolino e Paperino sulla roulotte. Che non c'entra un cazzo quello. Non so neanche come si chiama in realtà. Se qualcuno della chat lo sa, mi fa un favore. Così smetto di. Perché io sono sicuro che appena imparo un nome giusto, poi dopo. Ma bravissimo, ti tappo il buco. Grazie. Ma che sfiga. Eh sì, è un corto. Però c'ha un titolo, immagino, non penso non ce l'abbia. Ora quello dietro, questo guarda. Come hai fatto? Non hai fatto il buco? Ah, adesso c'è il buco! Amici! Cos'è successo? Aspetta, che qui c'è un fish. Questo è un abissale in miniatura, un abissale bonsai. Rarissimo. Ma che palle, sembra uno sgombro, vale. Come Voglio fa far piatta piazza pulita? pulita. Dite in roulotte, ma è così banale? Poi mi informo, ragazzi, che non mi state Un convincendo. calamaro, materia No, sei quasi sicuro? scarica. Che non è un caladolce. No, non sono sicuro purtroppo. Ho sentito squirtare, Io sto cercando come si chiama quel. Anzi, guarda, Moro. Cerco col mio smartphone come si chiama eh quel sì. film. Guarda che l'abissale è introvabile. Si chiama Attenzione. La roulotte di Topolino. Bene. Ed è del 1938 e chi è che l'aveva scritto? Urs Helodur? Lui. Bravo. Once again, nome facile per Moro, grazie per la resub. Ormai mi prendono per il culo per queste cose, ma dimmi se non ho ragione. No, che imparassero ad avere dei nomi corti e pronunciabili, come Bertin.
Esatto. Cioè, che siano nomi più che altro. Se Quindi sono non è un lunghi, poi li nome. diminuisco io, ma. Ma Vertin, però, cioè, se uno si chiama 12, ho Sì. sbagliato, guardate, lo posso chiamare 12 comunque. Sì. Cioè, c'è un mio compagno di classe alle superiori si chiamava 15, eh. Allora, non lui, ma suo padre, di un vecchio che veniva in bar dai miei, si chiamava 16. E suo fratello 17, penso. Guarda quante esche fa, la seconda gara si fa, eh. Gara di esche? No, No. era di. Cioè, no. Ma perché perdo gara di esche? Sono cieco. Anche un po' slovacco. Cos'è questo? Un altro cazzo di sgombro, ma non è possibile. Stasera però si mangia. Mi dicono in chat che l'abissale è introvabile. Sì, me lo dicevano anche a me. Mi ha detto la Robby, me l'ha detto a me Ah. l'Elisa. Cazzo che legna. È vero, il figlio di Gianni Morandi è Pietro 13. Vedi? Davvero? Sì. Però il suo nome da rapper. Ah, Cioè allora. Che Pietro credo si chiami Pietro per davvero. coglioni! Non ci abbiamo preso un cazzo! Aia! Che figura di merda, guarda. Perché mi salvo la pagina per farmi la clip dopo, perché. Però devo mutare l'audio, che sennò faccio come l'altra Adesso volta che sei altissimo, continuo a incredibile. risponderti. Io Cazzo che spiego. caldo che è oggi però. Sono tutto un calor. Allora, anch'io caldo, però appena mi tolgo l'indumento superiore, È dopo un po' freddo. so freddo. Sì. Sto trovando veramente un botto di gongole qui, eh. Cazzo, devo scambiarlo con qualcosa. È già pieno? Sì, Se con questo. no, lascialo giù e lo Ho raccolgo sotterrato io. una conchiglia, cosa vuol dire? E che dopo la puoi tornare a riprendere. Per fare. E niente, te la riprendi. Ma magari fa qualcosa se la lascio lì per giorni? Ho Prova, cosa ti costa? scoperto un segreto? No, si sapeva già sta roba. Sicuro tutti lo sapevano già, certo. No, allora, con le conchiglie non lo so, però sapevo che si potevano sotterrare le cose perché tipo nei giochi vecchi se Tutte sotterravi la pala, dopo... diventava d'oro. Bravo. Ok, però. Come non si sa. Ma poi se la sotterro la pala, con cosa la sotterro? Con un'altra pala. Ho capito, ma vedi che mi sta menando di fave. C'è Marco che ha messo la clip, mi sa sul Ha già gruppo. fatto la Mi sa clip? di sì. No, No, non è. infatti. È di stamattina quella, mi sa quella del sesso con l'asciugamano. Dai, torna alla visuale, per favore, fammi andare a fare le esche. Ok, qui c'è una gara da fare. Sono messo a tasca Puoi io. sotterrare anche i pesci vivi, ma è terribile. Cazzo, ma adesso ci metto una vita a fare. Perché non me ne fa fare 9 tutti insieme? Guarda. Questo qui è veramente 8 e mezzo, però, eh. Sì, l'abissale si prendono dalle 16 alle 6 di mattina, non dalle 15. Come ho guardato prima era così. Adoro il Cosa l'ha fatto che scritto sia. Giorgio? Io avevo letto ragazzi, io omicidio ad accusare il colpo, invece. Vabbè, buonanotte comunque. Buonanotte, Giorgio. Seguite anche lei che ogni tanto fa le È vero, ogni tanto fare live anche Joe. Grazie, Stex! Buonasera a lei, buonasera. Carino il coso delle clip. Cos'è il coso delle clip? Aspetta. Forse il canale su Discord, dici Acme. L'unica cosa che mi viene in mente adesso. Perché potrebbe essere anche banalmente il pulsante delle clip, ma penso tu lo sappia già cos'è, quindi non credo sia quello. Ma hai salutato Stex? Sì. Bravo.
Buonanotte, Diablo. Vale, quante esche hai tu? Parecchie. Io ce n'ho 9. Io di più, ma non so quante, perché ne ho ancora 8 da fare e ne ho già fatte almeno 2. Andiamo allo stagno. Ah, non aveva mai creppato, quindi si riferiva proprio a... Ah, proprio, quindi era probabilmente il pulsante della clip. Visto? Ma guarda che è una cosa che dovete scoprire tutti quella, perché è veramente la cosa migliore che ha Twitch. E mi raccomando, le vostre clip rinominatele, perché così avete possibilità rinominatele in realtà è sbagliato da dire. Dategli il nome. Il titolo, esatto. Esatto. Non lasciate il titolo vuoto, cioè concludetela la clip. Perché almeno così la vediamo, cioè va su in classifica, praticamente la vediamo tutti. E poi può darsi anche che finisca nel termo best. Ale? Prego, ciao, prego. Ero rimasto da solo. Anzi, se vuoi, cioè, a rapite sti cancel, puoi arrivare anche da me nell'isola, facciamo una gara di pesca. Arrivo, volentieri. Se hai delle esche, poi ancora meglio. No, ci dividiamo le nostre, se no. Infatti. In realtà no, ma se mi date 2 minuti no. Qualcosa. No, no, arrivi e dividiamo le nostre allora. Quante ne hai, Moro? Anche perché ti vorranno 5 minuti per arrivare qui, sì, ce ne ho 9. Ne ho 12, guarda, sono divisibili basso, per 3. È vero, lo alzo. Scusate, ma TS... Ma tanto è TS, lo sanno, l'abbiamo già spiegato. Ok. Allora, riabbasso un pelo Vale, perché a quanto pare adesso è alto. E alzo un po' Ale, che non è con la V. No. No. Perché quel che vale, vale. Certo. Abbiamo 7 esche a testa, quindi. Dai, ci sta. Allora, guarda, le divido già. Quindi io ne devo dare 2. Se, dove sei? Sono che mi è crashato l'elgato, adesso poi te lo dico. Sono sopra il fiume, ho scavalcato il fiume sopra, praticamente. Ok. Ma voi stanno spawnando insetti? Perché da me non ce ne sono. Gli insetti sono veramente rari. Quasi come il pesce abissale. Ho visto adesso, ma... Tra l'altro io però dovrei svuotarmi l'inventario prima. Cazzo, la tarantola! Oh, prendila, prendila. Sono 8000 aspetta, soldi. Prendila, prendila un attimo. Non ci muoio un'altra volta. A parte che mi fa... No, ragazzi, mi fa troppo schifo. Capito, è voluto Animal Crossing. Ho capito. È animale pure quello, Ma morissero tutti i ragni. Porco due. Allora, dov'è il bastone? Sei morto? Sì. E dove respawni? In casa. Vado a vendere i pesci, che almeno c'è un inventario pulito. Non ero da voi. È vero che deve ancora arrivare lui. Adesso ho trovato una tarantola. Ho detto ci provo. Sto giro. Sì, hai fatto bene. Il problema è che è veramente troppo veloce, a differenza della transizione da un'isola all'altra. 8000, Tarantola 8k. Come si fa con la rotta? Stile figure. Adesso ve lo faccio vedere, aspetta, Tanto fatemi vendere tutti i 1000 sgombri che ho preso. Ah, aspetta, ma lui più non chiede come si usa, ma come si trova. No, come si trova, gli faccio vedere dove si trova. Visto che sono già qui. Ti servono innanzitutto le miglia. Sì. E poi la trovi qua. Al punto nook, al terminale. Fai usa le miglia nook. Adesso io non ce ne ho, però qua dove ci sono ste carte viola c'è quello per le tasche e quella per la ruota degli oggetti che te la sblocca. Consiglieresti questo gioco a chi non ha mai giocato ad Animal Crossing? Io non ho. Io e Vale non abbiamo mai giocato ad Animal Crossing. Esatto. Sta al momento sì. Al momento lo consiglierei molto. Sì. Poi, lo consiglierei a gente che si prende malissimo con i giochi, perché sennò fate come noi due, che dalle 9 di stamattina che siamo qui. Però diciamo che è il periodo storico ideale. Sì, in effetti sì. Quindi va bene. In effetti sì. Però quindi prendetelo, posso dare una mia opinione. Non è un gioco che vale tutta la Switch. Se avete altri titoli che vi interessano, sì. Beh, allora, se uno non l'ha mai giocato, sicuramente non vale tutta la Switch. Ma anche se uno l'ha già giocato. Ma se uno l'ha già quanto giocato, è fan della è fan. Saga. Vero. Perché, ecco, io... Quel discorso lì è un discorso che... Non ci sono isole in cui posso andare, Moro, perché?
Non ti ho nella lista amici, mi sa. Ah, perché l'ho fatta solo per i migliori amici. Cazzo, non dirmi che la devo rifare. No, ma mi sa che non ti ho proprio io nella lista amici di... No, no, tu, c'è, tu mi hai. E che l'ho fatta per i migliori amici. Quindi solo allora per no, i contatti che ho nel cellulare. Allora no. Aspetta, cioè, non ce l'hai sul cellulare, Ale? Eh no, perché non ci siamo mai incontrati. Non ok, visti, va bene. Comunque dicevo, questo discorso torna sovente, soprattutto con la Switch, tra l'altro. Questo gioco vale l'acquisto di cioè, della console? E secondo me è molto... Sì, sì, però con la Switch è molto di più perché tende a essere una console... di... Non dico di riserva, però molti la comprano avendo già o la Play o l'Xbox o il PC. Sì. Quello sì. E secondo me è un discorso veramente molto personale, perché io potrei dire di sì, perché magari il gioco mi piace tantissimo. Ma tu sei ancora dentro la mia isola? Sì. Ma io ho chiuso il gate. Adesso lo posso riaprire per tutti, però. Anche se tu sei già dentro. È ottima sta roba. Lo fai come Trump. Chiudi le uscite. Sì. Non può più andare parte. Via, Vale, adesso. Vale, è bloccato lì per sempre. Sì. Ma scegliere una cosa per un singolo gioco rischia di essere un errore di conversione. Allora, sì, dipende sempre se te lo puoi permettere, innanzitutto, chiaramente. Quello è la cosa certo. Principale. Però, cioè, se ti piace Animal Crossing... Sicuramente sei un ragazzino coglione. Tipo noi. Quindi ti piacciono altri giochi Nintendo. Tipo noi, esattamente. Però mi ha riaperto il gate in ugual modo. Quindi, Vale, ti chiedo di tornarti nel tuo paese. Perché sei diverso. Sì. Impossibile, vengo dall'universo. Bravo. Allora, ma scusa, com'è possibile? Prima avevano chiuso il gate e ero partito in automatico. No, forse devo far così, guarda. Cosa vuoi fare? E spendi la sessione, vedi? Sì, quello sì. Però vabbè, così vai fuori di volta che se no devo... Ah, scusami, prego. Se ne vada. Fuori, fuori da questo paese. Esca. Esca? Esca. Ma mi hai fatto il dito medio, mi sono girato un attimo. Cosa mi hai fatto? Non riesce. Che fastidio che devi parlarci per forza. Zelda Breath of the Wild, non avendo mai giocato uno Zelda e poi un susseguirsi di giochi come Mario e altri. Tipo a me Mario Odyssey ce l'ho, non l'ho mai continuato perché non mi è piaciuto. Anch'io. Non l'ho preso perché sapevo che probabilmente non ci avrei giocato. E a me mi ha proprio annoiato. Mi attendono i cieli infiniti. Andiamo a vedere. Sì. Grazie Ponga e benvenuto. Sti giorni sono stracontento che c'è un sacco di gente nuova che si sta subando al canale. Mi fate molto felice. Non può fare un cazzo. Lo so, però, ma in realtà da prima dell'epidemia. Sei sicuro? È un periodo, sì, un periodo che un sacco di show. Sarà che stiamo facendo le robe a modo, non lo so. Scusi regina. Una botta ha tirato una legnata alla regina. Una legnata. Allora. Adesso facciamo le cose. Allora, chiudi il gate. Che bella la tua camicia, Moro. Sì, è quella che mi ha dato di default. Ma va? Io ho quella di Tom Nook. Sì, di default? No, l'ho comprata. Ah, ok. Avevo la maglietta da carcerato. Ah, già che io... Ah, però mi arrivano domani, porca miseria. Ho preso le pattine di Nook. Anch'io! Le pattine e la sacca, perché voglio capire se la sacca ti dà inventario. Non credo. Anch'io l'ho presa. Però anch'io non credo. Pensavo di sì, ma dopo aver visto il fatto lì che lo sblocchi quel però mi sembra strano che ce ne sia solo uno di upgrade delle tasche. O te ne la danno più avanti. Per me sì. Avrebbe senso. Vabbè, tanto è carina comunque la sacchetta. La voglio Earl, tra l'altro, la sacchetta. E io ho visto che esiste la camicia, Earl. Sì. C'è la Brie Larson, ce l'ha. La allora, batteria tantissimo. Quasi scarica. Sapete che quando mi si scaricherà la batteria io non potrò più streamarlo. Scusa, non ce l'hai attaccata al dock? Sì, però i Joy-Con no. Ah. I Joy-Con hanno la batteria scarica. Però da quanto ricordo l'ultima volta sono durate tipo 3 ore e mi continuano a dire la batteria quasi scarica. Ma quindi... scusa Moro, non ha... il gatto non ha l'attacco? No, ti pare? Parte che è un cane, che è il gatto. Cane, sì, scusa. Il gatto. Ho sbagliato. Tutti i miei amici. Ok, Google. Ok, Google. Accendi concentrazione. Live finché non si scarica. Guarda che in realtà la batteria quasi scarica dura veramente tanto,
Ma tipo l'ultima volta ci ho giocato 2 ore. Comunque dei potete, con, sì, potete della arrivare. Switch no. Vai prima Bella tu, Switch Ale. Nel dock. Sto già facendo. Ho sgommato! Guarda come derapi. Bellissimo. Aspetta che accendo concentrazione anche io, solo che io devo alzare il mio regale culo, spegnere una luce e accendere l'altra. In realtà volevo abbonarmi da un po', solo che non ho mai avuto l'occasione. Vabbè. Dai, piacere, che stanno... piacere. Vediamo Ale. Compagnia aerea Dal, nuovo colonio originario Ale, in arrivo da Arcadia. 10 punti a chi indovina il perché del nome. Ale, perché ti chiami così? No, cretino. Si chiama Ale. Si chiama Medeo in realtà. Penso. E tra l'altro ora siamo un bot, stavolta siamo veramente tanti, sì. La mia isola l'ho chiamata Morubia. Ha vinto Capitan Arlock, Ale. Bravissimo, Lerk. Chi è l'altro? Cheaper the Prozac, bravissimi. Tutti 10 punti. Bravissimi, bravissimi tutti quelli che hanno risposto Capitan Arlock. Però sto ciccione, cioè però la faccia da ciccione però. Che cazzo vuoi? E perché c'hai i capelli così, ti fanno incorniciano male. Ma sono gli unici decenti. Secondo me sei un po' ciccione. Prego, Valle. Aspetta che devo chiedere l'amicizia ad Ale. Tu arriva, prego. Arrivo che sto vendendo. Entro a picchiarti. Che fastidio che Esprit mi ancora richiesto. Non mi ha ancora accettato la richiesta. Ma chi? Esprit. Cazzo guardi il telefono, cretino. Ti avevo mandato la richiesta d'amicizia. Perché era solo per te. Ma tu sta hai le ciglia, amoro? Io ho le ciglia, sì. Le volevo mettere quelle in basso, ma la prima ha rotto le balle che sembrava un drogato. Beh, ma anche con quelle lì. Sembra che hai l'eyeliner. Qui, guarda che i maschi hanno le ciglia più lunghe delle donne. Non dire le cazzate. È vero. Quelle naturali, sì. Vado a farmi un giro per la tua isola. Guarda, vengo anch'io, tanto quello lì non viene. Mi spiace lui. Allora, Ale, vieni qui innanzitutto. Dove? Aspetta, Aspetta. No, morta. Moro? Posto. Perché? Aia. Allora, questa è la mia isola, Ale. Tu non l'hai mai vista, quindi vieni con me. Quella era a casa di quella Tamara di Tamara. Chi è Tamara? Una cagna. Qui c'è un... Beh, lo è. Qui è c'è. Non lo so, è una cagna. Sai che non lo so, forse. Non lo so. Non aspetta, te la faccio vedere, vieni con me. Aspetta, ma non penso potrà entrare. Sì, sì, aspetta, c'è la luce accesa, quella lì è una nottambula. Ah, sì? Insetto, l'ho visto l'insetto, ma non me ne fregava un gran cazzo. Dai, l'ho catturato. Lì io allora. Non ce l'ho preso io. Preso lui. Guardalo! Non posso. È una cicindela, nessuna lamentela. Aspetta, io non ne posso più già dei giochi di parole di Animal Crossing, per cavacca. Vediamo, sta arrivando dalla compagnia aerea Dal una persona a caso, Vertien, in arrivo da Utopia. Mi piace tutto in inglese. Utopia. Che lag, Ale. Sì, eri tu, sì. Sì. Ok, ma era solo uno sprazzo, adesso ti sento. Ma quando la connessione che fa un po' cagare. In realtà no, 25 di ping, impossibile. No, ma è stato proprio solo quando un è stato, attimo. Sì, è stato un momento. Mi farò schifo. Però adesso devo riaprire la live. Kane, ti chiedono di no perché ti potrebbero segnalare e la Nintendo potrebbe bannarti. Sì. Puoi farlo a tuo rischio e pericolo, come rapinare una banca. Cazzo, io mi sono ricordato di Fatti per me Giorgia con la sua isola. Sono proprio 3 anni fatto, Ale. Sì. Auguri. Grazie. Allora, adesso diamo le 7 che aspetta ad Ale. Sì, allora, dagli le tue 7. Intanto io faccio. Tra l'altro, lo sapevate che qui nelle robe per l'Emilia
cioè nel coso degli achievement praticamente, se usate lo stick destro per andare giù, vi va direttamente a quello che dovete prendere. Sì. Okay. Quindi non era niente di nuovo. Sì. Ok. Moro mi dai due esche. Certo che sì, glielo do a Dale. Non lì. Cazzo, è vero. No, dalle a me, a Dale ne ho già date sette io. Ah, ok. Confermo. Allora io devo spargo un po' di canne, però. Non è canna? Quella base, quella scarsa. Craftala... Ah, beh, aspetta, ti do quella buona. Non mi spiace. Vabbè, la rifaccio. Ok. A me serve il ferro per aprire un negozio, non posso permettermi di spenderlo. Sono video, mi penso dopo a decorare. Non è che voglio decorare a lascia. La mia isola si chiama Morubia, Acme. Forse devo riprendere dei legnetti. Aspetta. Di pazzo. No, non serve i legnetti, serve il ferro. Vale, sempre indispettente mentre lavoro. Era vale. Da prendere assolutamente, che se assolutamente ti piace. C'hai. Però c'ho il canestro. Bastardo. L'ho sbagliato. Posso rubartelo? Non credo. Prova. No. Per fortuna per te, no. Allora, andiamo a pescare sopra lo stagno. Come funziona? Quali sono i regolamenti? Allora, intanto zombie di qua. Che palle. Olè. Ora è mica del ferro che ti avanza. No. Cioè sì, però col cazzo. Vale? No. C'ho 13 di ferro, in realtà qualcosa ti potrei anche dare. Allora, è scappato, giustamente. Bene. Perché dobbiamo usare, cioè, le esche. Allora, Ale, a turno. Ok. Butta l'esca e pesca. Si butta l'esca e si pesca. E si, alla fine si sommano i valori dei pesci pescati. Esatto. Okay. Piccolo jingle. Prego. Se faccio spargi esca, me ne spargo solo uno. Sì, no? Sì. Questa era la sigla, l'inizio della gara. Attenzione, un pesce piccolo per Ale, mi dispiace. Chissà, magari chissà. Rarità. Magari qualcosa di raro. Il cazzo. Che il si cazzo fa i cazzi raro, suoi più che altro. Sicuramente si fa i cazzi suoi, quindi un pesce un po' delle palle. Guardingo, guardingo. Ma che belli, ma quei fiori che ci sono. Che cazzo di sopra. Giri? Sempre ti sto ignorando. Moro. I fiori lì su mi piacciono un sacco. Ostia, sì. Ragazzi, sto avendo dei problemi con questo pesce. Non ce la fa pescare neanche il primo pesce, attenzione. Non si gira il bastardo. È sfuggente, sicuramente è rarissimo. Ma tu lanciala da una parte e poi aspetta che si giri lui. Guarda, vediamo. Ce l'hai a fianco, Dagli. Volete il bis della sigla? Vai, vai, intrattieni. Guarda che adesso arriva. Non arriva, Vale, ti dico. Fidati. Si è girato dal lato opposto. Adesso si gira per forza di 180 gradi, guarda. 3, 2, 1, adesso. Adesso, vedi? Eccolo. È come pescare davvero, bisogna aver pazienza. Un girino, che merda, raga. Mi spiace, Vale, vai tu. Mi mancavo. Certo. Prego, spargi l'esca. Pastura, butta la pastura. La pastura. Butta la pastura, oh, una bella bestia. È enorme. C'è un bel pesce, Vale, complimenti per il pesce. Sarà sicuramente una carpa. Io devo trovare ancora una carpa koi. Si è girato proprio appena l'hai lanciata. Sì. Eccolo. Salan. E quanto? No, è sempre una carpa, carpe diem allora. Tocca a me, levatevi di ballo. Vale, fuori dalle palle. Ah, Ale, giusto, non correre veloce intorno all'acqua, sì. Che scappano i pesci. Lo so. Lo giro, abbiamo le esche contate, Moro. Se fai cilecca, conta come zero. Porca miseria. Intorno... Cosa sto facendo? Sotomayor. Sopra proprio. Eccola.
Che culo! Eccola. Che vedi? Culo! La Carpacoi! Vai, è la vostra occasione. Intanto prendo l'achievement. Ho sbagliato, non ho messo l'esca. Stupido. Vantaggissimo per adesso, eh. Forse ho pescato un giro. Ma allora siamo che stronzi. Ale, che merda. Esce abissale in un laghetto, la vedo dura. Eh sì. Facciamo tre nel laghetto e tre nel mare? Ma no, magari. Tanto io la carpa quella ho già presa. Beh, pesce rosso, dai. Pesce rosso. Ma mi mancava tantissimo questo, yes. Tocca a me. Ciao Mimi. Ciao Mimi. Ma io... Hai dimenticato anche tu l'esca. Niente, diciamo. È la seconda volta, Tutti stronti in sto gioco. Io ti faccio un giro nell'isola. Ah, è piccolo anche il tuo. Terribili oscuri abissi del laghetto, sì. Chissà. Tigidi. Tagada. Un pesce rosso anche te. Buono. Vale, fuori dai coglioni subito. Mi cavo. Allora. Spargo. Ah, questa è bella, eh. Niente, tiro fuori sempre il cannon qua. Sotomayor. Che cazzo in giro questa isola? Oh, pesce rosso è 1003 comunque, Le coglioni. La carpa koi? 4000. Ah, però la carpa no, invece. La carpa quant'è? Hai trovato la carpa? Sì, carpe diem. 300. Che ho buttato via. Il girino? Il girino 100. Che schifezza, proprio da bastardi. Oh! Vai. Del pescione? Fai quel cazzo che vuoi, pesci di merda. Con la calma. Quella stella sul terreno, questa qua, bisogna scavare, solo che è sopra, è nel piano superiore, non ci posso andare. Ci sarà un fossile. Comunque sai che sta roba delle... Carpa. Sai che sta roba delle gare di pesca non è una cattiva idea? È carina. Eh no, è molto carina in effetti, perché poi le vongole le si farmano molto bene. Sì. Vado io. Devo farmarne un po' da me poi, mi devo ricordare. È molto carina come idea. Vi piace anche in chat? Cioè, è una cazzata alla fine, però... Tanto una cazzata. Anche perché poi, cioè, la fai metti tra due mesi, ci sono pesci diversi. Mm-mm. È vero. Ci sono ancora le trappole? Boh, non mi so, sembra. Non so cosa sia. Però non so cosa... Non ne abbiamo ancora che viste. Che hai, tumor? Pesche. Sul lavoro. Ma ci aveva guardato? Sì. Ma sei pazzo? Ho dato una vangata negli stinchi. Con calma, Valle. Ma mi hai annaffiato? Ma basta che mi bagni tutte le scarpe. Ma che fan cagare, però. Allora. Verdi. Oh, vedi. Carpa koi? No, carpa basta. Sono zone che si creano buchi sul terreno. A trappole non... per me, dici proprio? Non sembra di averne viste per ora. Allora. Per ora siamo Ale è a 1700. E niente, c'ho il girino. Io sono merda. A 1900 e il Moro è a 4003 con un pesce in meno. Ma tanto questo è un girino di merda. Magari un pesce rosso. Magari un pesce rosso. Magari cicchi. Sotomayor. Batteria quasi scarica. Un giro di merda. Niente. I prossimi tre li facciamo mare? Ah, ok. Dai, aspetta che ti giuro questa roba. Un po' fatica di trovarli. Bella quella lì. Ah, 4000 mi sembra. 4000, ladro. Hai voluto lasciarmela. Affanculo. Facciamo qua, che è un bel posto sì, qui. Eccolo. Parti tu, Ale. Sì, aspetta che devo rimettermi la canna da pesca seria. Esca, spargi, esca. Prossimi tre. La competizione si sposta nel mare. Si sposta nel mare per pescare i pesci. E l'ultimo chiedono che ne avevano sette esche. L'ultimo di nuovo nel lago.
è l'ultimo. Va bene, sì, ci rispostiamo nel fiume. Nel fiume? Dai, facciamo il fiume. No. No. Una platessa. Una platessa. Sarà la femmina del plato? Fammi vedere la platessa, cos'è? 300. No. 300. È Dab o è Olive Flounder adesso? Boh. Ostia. Che cazzo ne so io? Perché una è la platessa e una sarà la sogliola, no? Sì. La vedi? Cioè, c'è anche la figura? Sì. La figura, allora, la platessa c'ha gli occhi più dritti. Gli occhi giusti, sì. Allora è Dab. Ok, Dab? Quindi 300. Ok. Vai a... Ho dabbato io quando l'avete detto. Adesso arrivo, che sto... Invece io sono... Eccomi. Ah! Indietro non si girerà mai questo valle. No, infatti. Devi andare più indietro, prendere la misura giusta. Ecco. Ah, tutta tecnica la, la pesca, eh. Attenzione. Uno spigola. Una spigola. Valgo o non spigola, no? Quanto vale la spigola? Non penso così tanto. Spargiamo la nostra esca. Non so come si chiama. Un bel pesciotto. Tornare di lì, aspetta. Sto facendo i cazzi miei. Ah, il sea bass. Quindi 400. Un in più di noi. Una sogliola! 800 la sogliola. Scusate, sono dietro un insetto. Ma che cazzo è quello lì? Dove è andato? Cosa lascia la competizione così? Forfè? No, no, forfan. Ah. Beh, direi che Moro ha un discreto vantaggio. Dici? Certo. Sono adesso in caso, penso uno di quelli... Conosco il territorio io. Giusto. Eccomi, scusate. A orari diversi si pescano pesci diversi. Dipende dal pesce. Ci sono dei pesci che hanno dei orari di... Molti magari compaiono tutto il giorno, molti invece hanno gli orari. Compaiono solo a determinati orari. La merda anche questo. Non riesco a capire dove sta puntando, ragazzi. Non lì, Ale. Facci cazzo. Si che così lo vede. Stupido, guarda, no. Vai, questa c'è invece. No, è andato in culo. Angusti, per la creta. Figa, ce l'hai lì, girati. Dai, questo lo prende. Aspetta un attimo. No, non è vero, Anna, non lo prenderà mai. Questo è rarissimo. E invece un girino. Però Ale. Mi schifa. Ale, te lo pesco io questo qui, eh? No. Sì, da dove? Di qua. No, ci ho provato. Dai, devi andare. Dov'è un la faccia, mo? Ma sì. Ho sbagliato lato. Ho sbagliato, non vedo la faccia, non vedo. Attenzione. Adesso c'è. Oh. Adesso lo perdi questo. Attenzione, schiato. Attenzione. Niente, un'altra cazzo di platessa. Sì. Altri 300. Yes. Buonasera, buonasera a chi è arrivato. 2003. Tocca a te, Valle. Però giochiamo a chi guadagna meno, io va. Vinco io. Le spazze d'esca sono specchio d'acqua. Questo cos'è? Ma porca troia, questo è buono. Devo rifarmi un altro giro. Ma l'Erica, neanche io in realtà, Non so, non pensavo... Quanto è piccolo. Mi sarebbe piaciuto. Ora era questo il primo qui di è la... diffidenti. E la... come si chiama lì? Il fantasmino? Rodeo? No, è questo, esatto, ci ho preso! La cavoligna? La cavoligna, sì. Lo era davvero? Sì. Allora, intanto quello... cerco quanto vale è la cavoligna. Mi sa. Mi sa di sì. Tanto pesco io. 1000. Dai. Me oioni. Un pesce grosso. Sottomaior! In inglese è sea butterfly. Che cazzo abbiamo fatto a tradurre la cavoligna noi? Ma il nome... scientifico. Ah. Toh, sottomaior, 3000! 3000! E niente. Dai, come si chiama in italiano quello lì? Boh, è Lutien rosso. Lutien, vabbè, rosso.
3000. E niente, Moro re indiscusso della pesca. Questo è l'ultimo giro, No, ce n'è ancora uno poi. No? No, hai già fatto due platesse. Io c'ho ancora... No, c'è l'ultimo nello stagno. Dopo c'è l'ultimo nello stagno. Eccolo. Perché i miei pesci mi ignorano? Un giorno torneremo. Eccolo. C'è Corvo che dice cose. Sì, un giorno torneremo, ma non ne ho Ah, c'eri con lui. Uno sgombro. Devo fare piazza pulita. Bravo, vale, prego. Io vado a uccidermi. Più culo che canna. Moro, sì. Sì, rendi scusso del culo perché non c'è gas. Prendo la rincorsa con Cristiano Ronaldo, guarda. Poco ma sicuro. Un calamaro. Sì, diciamo che comunque il paragone migliore da 500. Fare per Animal Crossing, per chi non capisce cos'è, credo il paragone migliore sia The Sims, comunque, alla fine, se ci pensi. Forse sì. Cioè, nel senso che non ha uno scopo, è un simulatore più o meno gestione... Per spiegare che non ha uno scopo, sì. Sì, devo pescare io, sì. Vero, manca ancora Poi, modo. Chiaro, Ale, noi giochiamo per il secondo posto. Hai già vinto anche tu, mi sa, non so quanto. Guarda che una carpa koi ribalta la situazione, Vabbè. Decimi su Stardew Valley. Un calamaro. Vale. Oh. Di tutto. Oh, bacilli. Guarda te. Allora. Allora, calamaro 500. Moro per ora ha un budget di 8600. No, ho sbagliato. Anche se la carpa koi mi sa che non la renderà. Ma c'è un bel pesce! Aspetta, fammelo pescare a me. Va bene. Io corro. Sotto maior. No. Ho piantato nella schiena. No. Allora, Ma me l'avete fatto scappare, correttino. Ho fatto male, Non pensavo, scusa. Vabbè, vai. Per fortuna era un fuori gara quello, guarda, se no. Beh. Mi butto. Tanto fatemi uccidere. Magari un pesce rosso. Basso. Magari una carpa koi in miniatura bonsai dorata. Un mini koi. Sì. Lo metto dall'altra parte. Voglio vedere se ci si. Lo scopo è quello di saldare il debito, però una volta che l'hai saldato tutto, comunque continui a giocare. Continui ad avere debiti. Sì, a parte continui, nella vita si hanno sempre debiti. Perché sei obbligato a saldare il debito? Penso di averlo ucciso, ragazzi. L'hai trafitto. Sì. Magari Fibas. Tiri su. Adesso torna indietro. Si evolve diventa Milonte. Tornava. Ma non è vero, si è girato dall'altra parte. Ma te devi... Devi avere fiducia. Guarda che adesso torna indietro. Oh, cazzo. Il pesce koi rosso shiny carpa. Cacat koi. Guardalo. Possiamo dire che assomiglia tantissimo a My Sims per Nintendo DS. Non ho preso eccolo. Negli stagni bisogna solo aver pazienza, prima o poi ci arrivano. Ma tanto è una merda, appunto. Cos'è, Girino? Un girino di merda. Devo pescare nel mare, io vaffanculo. Vediamo una donna tutto lui. Ma... Che voi mi continuate a pasturare, poi quando arrivo io con la terza pastura mi dà quello buono. Ho sbagliato. Che figura. Si è beccato pure lo zero. Quello lì era carpa koi shiny in miniatura, Quindi ho vinto? Non penso. Non lo so, non credo. Ma che bestia. No, seconda carpa koi. Non prendi dei malus? Sbagliando. Prendo solo uno zero. Ci sarebbe potuto stare un...
Sì, ho capito quanto mi vuoi. Comunque, c'ho 1400 punti in più di Ale. Beh, figa, allora non serviva. Beh, carpa poi ribaltava la situazione, però. Mio cazzo. Guarda, come questa qui. No, è una carta normale. Però, bel bottino. Complimenti per la gara. Vogliamo salire sul podio? Venite pure. Dov'è il podio? È qui sopra, nella scogliera. Ah, arrivo. Tanto sull'ultimo, che cazzo, io mi annego. Ah, aspetta, aspetta, fai così. Fai qui. Ah, ecco. Perfetto. Aspetta. No, ma lo vai un po' lì indietro. Ok. Facciamo una foto? Prego, chi la fa? Vale. Sì, arrivo. Come si fa qui? Aspetta, aspetta, fate... Non si può tirare tutti fuori un pesce? Oh, è vero, sì, tiriamo fuori il pesce migliore che abbiamo pescato. Eh sì. Ma che merda. È tutto il pesce rosso? Dov'è il mio pesciolino? Anche il mio è un pesce rosso, però, eh. Ma tu la puoi fare la foto mentre c'è il pesce fuori? Eh sì, sì. No. Posso fare lo screenshot, però. Beh. Dai. Tanto. Ma no, è brutto, non... siamo tutti sfasati, mi sa. Forse però tu ce l'hai più centrato, Vale. Forse sì. Sì. Dai, va screen. Bene, ho fatto... A posto. Bravi tutti. Cosa possiamo fare adesso? Uscite il pesce. Adesso, non lo so, fammi pensare. Ho portato delle mele. Andiamolo a vendere. Una, vabbè. Io voglio esplorare un po' di pesce mastodontico, in realtà. Non l'ho preso, che figura. Cosa sta facendo? Cosa sento qui? Le magie. Era il cambio di strumento? Sì. Prendo un giro nella tua isola. L'inventario come sono messo? Mi sta ancora roba. La mia voce. Ho tre pesche. Mi fotti le pesche? Come fottere le pesche? Mi hai fottuto le pesche? No, no, non fottere le pesche. Ho fottuto le pesche, ho fottuto tutto l'albero. Fermi, fermi. Sotomaior! Ho pescato un rodeo. Sono non ce l'avevo mica questo. Invece no, era una cicindela che rompe i coglioni. La cicindela dei miei coglioni. Oro. E lì ci ho sotterrato una conchiglia, non so cosa succederà. Però qua... Non la prendere, eh. Prova a annaffiarla. Annaffiarla? Non lo so. Cosa succede a sotterrare una... È un esperimento. Infatti. Grazie, sbagliato. Leoic 91. Grazie e benvenuto. Non ci ho preso. Mi si è sfondata la palla. Non ci ho preso. Non ci ho preso. Allora. Guarda che annaffia storto. Eh sì. Fatemi vedere, c'è qualche regalino all'orizzonte? Regalino all'orizzonte! Gli Street Sharks! Devo andarmi a rifare la palla. Ti ho innaffiato tutte le punte. Grazie. Prego. Ma guardate che atleta adesso. Di rincorsa, ho Sotomayor! Mamma mia, fortissimo. C'è un giro comunque... So che ho finito i rametti, però devo riprenderli. Ma se io trovo uno, vedo un pacchettino, lo posso prendere? Penso di sì. Certo, saresti un infame. Assolutamente. Ladro, sì. Marrano. Faccia di merda. E vergogna a te. Sulla tua famiglia e la tua mucca. E la tua mucca, esatto. Quello del tempo le conchiglie cristallizzano. Nella vita vera. Qui non penso, ragazzi. Magari sì. Batteria quasi scarica. Amo. Hai capito? Me lo dice, mi mette l'ansia. Ma perché ho fatto la canna da pesca io poi? Non lo so. Perché l'hai craftata? Non lo so. Vabbè, tanto si romperà prima o poi, eh. Gli alberi prima bisogna annaffiarli, da quello che ho capito no. Vabbè, tanto, non è che abbiamo sprecato chissà che materiale. Ferro, serve a me il ferro. Moro, che cacchio. Sono entrato in casa tua.
e dalla prospettiva che avevo sembrava che il fenicottero tenesse su la Switch con la zampa alzata. Bellissimo. Guardate, adesso te vieni qui con me. Io adesso faccio una pala consumando solo uno di ferro, poi te ne do un po'. Ok, grazie. Fare questa. Ma che bella la sveglia, Moro. Ti piace? Ma allora, sveglia l'orologio data... pendolo. È un regalo. Ora se ti rompermi i coglioni mentre lavoro. Sto giocando a Flipper intanto. Con le mie palle. C'era. Hai fatto una cassetta degli attrezzi? Sì. Molto bella. Allora, adesso afferrò. Non te l'ho dato tutto naturalmente, sì, però... Non è un po'. Adesso lo devo dividere tutto, ma guarda che merda è per dividere le robe, devo far così io. Prendine uno, prendine uno. Non è che poi te li accumula in altre mucche? No, per accumularli devo fare così, capito? Tac, 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 tac. Cioè, che palle. Grazie. Lei è molto gentile. Allora, devo andare a vendere il pesce. Ah, giusto. Devo andare a vendere il pesce. Pesce è pesce. Ti ho inculato. Vai a vendere. Fai veramente inculato. Vai a vendere il pesce. Guarda, non mi fai entrare. Ah. Dammi il tempo, c'ero io. Ora che corridoio lungo, eh. Allora, vorrei vendere il pesce. Ma io se parlo con. Mi ci fa parlare? No. Okay. Eh no, mentre ci parlo io no. Questo punto di raccolta è solo per i residenti. Ah, ok. Parlo con Tom Nook io. Marco? 12.120 stelline. Beh. Prego. Fammi depositare in banca. Che devo fare 198 miliardi per il debito. Deposit. Allora, a me il pesce rosso serve. Sbagliato. Io blu, la tessa. Pirino, affanculo, sì. Lo sto sentendo. Io che ravanavo il microfono. Ah. L'ho fatto? Sì. Anche la carpa coi vendi? Sì, ce l'ho già da... Cioè i pesci ce li avevo già tutti questi. 1850, è buono. Cosa sei, l'Italia? Ce l'ho, ce l'ho, pesce rosso ce l'ho lì la carpa koi. C'ho la tarantola, c'ho il grillo talpa, la farfalla blè, il pesce lì sotto, qua c'ho il calamaro, qui nel vascone c'ho il pescione. Lo zarvero, grazie. Allora io direi di andare nell'altra sponda che secondo me c'è più pescianza. Non c'è un cazzo in realtà. Ma adesso vedrai che tutti adesso ci c'hanno fuori, eh. Erano a fare l'ape. Chissà, i pesci fanno ape. Ah va, questo qui è importantissimo, eh. Hai notato che quando tiri fuori un oggetto roba simile ti fa il suono di Yoshi? No. Ah sì, un po' sì, è vero. Oh, wow. Ho trovato una cavolinia, vedi? Ma cazzo sei? Questo è bello grosso, questo è un trattore. Ma in tutto questo vale? Non lo so, sarà ciularmi qualcosa. C'è una fratessa, perché non divento fessa? Qui ce n'è uno. Ma non so Moro, c'è. Cosa faccio con quel messaggio lì? Niente. Rifiuto? Che messaggio? Poi in chat. Sì, perché tanto... Non serve un cazzo comunque. Non so se avrà sbagliato a scrivere, magari anche. Eh sì, Lucas. Ma che fai? Te lo perdi. Che comandi sono saltati fuori? Vabbè. Non lo so. Vabbè. No, ho lisciato. Nuovo. Allora, qui. A te. A te.
Che cazzo mi sporchi? Te l'ho tirato tutto. Ah, ok, ho sbagliato, va bene. Hai sbagliato, immaginato. C'è io una bomba. Qua, qua, qui. Scava. Lo prendo io poi. Sì, sì, vai. Basta tirarmi la sabbia addosso. Twitch si trigger con un sacco di roba. Sotto Maior. Allora, ma mi hai fatto scappare il pesce. Guarda te. Si impara a tirarmi la sabbia. No, vieni a pescare qui. A scavare questo qui. Riesci? Basta. Come fa a tirare la sabbia? Scusate. Vale, vale, vieni a pescare qui. A scavare qui. Scavare. Dove? Qua, là. Qua. Ma dove sono io? Intanto pesco qui. No, sotto di te. No, dall'altra vai parte. Via. Dall'altra vai parte. Via. Vai via da lì. Dall'altra parte. Moro, per favore, vai dall'altra via da lì. Dall'altra parte. Cazzo. Guarda. Ehi. Ma guarda te. Perché non l'abbiamo fatto di qui, la gara? Guarda te, ha trovato il pesce abissale, rarissimo. Rarissimo. Vale, vale, pescava qui. Che cacciata. No, dall'altra parte. Allora. E poi fare. Guarda che lo sporca tutto. Dai che c'ho anche i pantaloni bianchi. Dai che bene. Poi mia mamma si incazza. Dai, non c'è nessun pesce qua. No, pongola qui. No, sbagliato. Che cazzo era? Qui. Ok, ma basta. E dai. Allora, dovrò tappare. L'altra gara che si può fare è lanciare tutti e tre la canna. Vedere da chi va. Chi cazzo va. Beh, nello stagno si può fare. Mio. Cazzo. Olè. Sgombro. Perché volevi far piazza pulita? Eh sì. Vogliamo fare sta cagata delle canne a tempo? Ah, guarda qua. Questo qua che bello grosso. Direi che non ci hai preso proprio. Tanto vale. Vedi, l'ha tirata dritta per dritta. Il calamaro. Calamanero. Sì, di notte il pesce abissale c'ha la lucina accesa. Molto fico. Oh, qua, qua, qua. Questo è grosso. Non spingere. Porca miseria. Niente, hai vinto tu. Non abbiamo aspettato male. Vabbè, amen. Quello qui era grosso, per caso. Questo quanto gli dà? Oh, era una spigola di merda, ma che schifo. Quello ha preso. Qua c'è un altro. Andate, andate, che io sto controllando una cosa. Io. Vai. Due stronzi, eh? Ah! Vabbè, io l'ho lasciato fermo. Questo è bello, questo è bello. Top! Bello, bello, top! Pesce abissabile. Quattro pinne all'orizzonte. Fermo! Oh, va bene. Quanto duro, quanto duro! Sotto Maior! Una ligia! Esotica! Ismi ligia! Che ora si è fatta? Dai, adesso tra un pochino... Fai booking? Cosa buchi? Tra un pochino ci dileviamo anche dalle balle, che ridendo e scherzando tra gare di pesca e robe, ben bene che ho fatto le tre, sì. Che cazzo spingi? Ostia miseria. Sta facendo queste vongole, me le voglio farmare che si fa ste esche e si fa le robe fighe. Farmatevele tutti che... Moro! Mi hai fatto scappare. Vieni. Ma te sono pronto se... Adesso per sempre.
fatta cadere così facendosi disintegrata. Mi sciolta in una mongola di sale. I pesci mi odiano stasera, ho capito. Poi guardando, giocando in qualcosa non mi accorgo del tempo che passa. Perché... Volete giocare a trova il grillo talpa? Cazzo, fatta! Sì, aspetta, fatta! Arrivo, guarda siete? Quanti giochi... Cioè, sono delle veramente delle puttanate, però sono geniali, sono. Dove siete? Io sono alla... da Tom Nook. Partiamo tutti da Tom arrivo. Nook. Perché ce n'è uno anche qua nella costa. Vabbè, se quello intanto... Come Goku? Ah, te dici proprio... No, io andrei nell'area del grillo talpa. E poi da lì la... partiamo? Ok. Aspetta, fammi vendere. Dove siete? Da dentro sto... Nook. Fammi fare... Sto vendendo roba. Okay. Allora arrivo anch'io. Faccio qualche esca, tanto... Se no ci vuole 6 mesi per farle tutte. Anche lì, fammele craftare in serie. Ma figurati, 8 e mezzo. Che palle. Veramente la faccia da pirla te comunque. Come ti permetti, imbecille? Avrò i capelli di merda, ma te c'è la faccia da pirla. State rilassando ad ascoltarvi, mi state facendo un sacco di compagnia mentre lavoro. E sono contento, sono. Piacere, fa piacere. Fa piacere, fa piacere. Zio, mai l'asta, eh sì. Ha sfanciullato il posto, guarda che toccava a me, eh. Eri lì che farmavi. Ma che intanto c'è fuori che sta facendo. C'è Vale che sta facendo lì. Sto farmando le esche. C'è, se le esche. Secondo me sta lì a fare. Sto già cercando il grillo. Sta tastando, sta tastando. Sente le vibrazioni. Che cazzo è una talpa? Grillo talpa. Bravi. Come faccio a prenderla? La prendi il giorno dopo. Te la il da... secondo giorno di gioco. Te la da Bafaldo. Blattero. Blattero, esatto. Come che l'hai chiamato? Bafaldo. Mi veniva il nome. Ma se smascio a schifo qui riesco a farla in un sì, tempo di certo. Sì, e ti dà... è più veloce. Sì, se spammi la ti velocizza il martellamento. Mi guardi il live. Sì, Caliarnil ha preso il tetto color indaco perché vuol diventare sindaco. Eh sì. Io sono già al secondo giorno, anche io, però nel primo giorno l'hai fatto giusto. Il museo? È vero, sì, perché se... io dopo è scontato il secondo giorno, ma in realtà no. Perché se non hai fatto il museo, no. Quando arriva Blattero... Non l'ultima. Quando arriva Blattero nel museo, allora... Penso che troviamo uno o qualche grillo talpo e poi stacchiamo. Sì. Per 10 minuti, direi. Sì. Adesso mi prendo in mano la mia pala. Faccio una buca, cazzo, no, ma è cementato qui proprio. Sì. Non puoi dire, è fortissimo. Allora, dove... vogliamo andare là o vogliamo cercarne uno? No, andiamo qua. Facciamo questa prova. Ok. Perché io sono svantaggiato perché non sento una Madonna sulle cuffie. Ma non c'è più. È vero. Questo? Ma te guarda che bastardi. Che non c'è, cosa c'è poi? Mi hanno... No, nelle caviglie, che male. Malissimo. Ho sbagliato. Guarda, che idea del cazzo. Pesca, Vale, che devo tappare il buco. Guarda a te, fammi togliere sto albero da qui che mi dà un fastidio. Non vedo, c'ha gli alberi davanti, non me li ma posso usa la... Che è Dragon LD, grazie. Usa la Y per tappare i buchi. Vi regalo questa latifoglia adulta. No, l'ho piantata, niente, va bene lo stesso, Ok. Tanto bastava che non era davanti ai fiori, che mi occupa la visuale. Dai, facciamo così, partiamo da... Dai, venite in piazza. Esatto, partiamo dalla piazza, il primo che trova un grillo talpa vince. Vai. 3. Aspetta, mettiamoci tutti l'asta. Perché l'asta? Dipende perché dove vuoi andare, io voglio andare su. Ma tieni cose scarica. Io rimango qui. Allora, 3, 2, 1, vai. Non sento grilli. Anch'io. Che miseria, ma basta trovarlo nel senso che lo scavi esce fuori o... Sì. Ok.
Ah, no, devi catturarlo. Devi catturarlo, va bene. Non ci provai. Affinché non scappa. Che cazzo, non c'è. Non c'è il merda di Grillo Talpo. Ma che incubata. Ho avuto un'idea del cazzo. Cioè, ma si può? Io pensavo aveste già un luogo. Ma c'era, ma è svanito. Aspetta, Tanto ho preso una cicindela. Tanto ho preso una carpa koi. E una farfalla blu. Ma come una farfalla blu? Infame! E non è neanche una carpa koi questa. È una carpa, carpe diem. Non è possibile, il fantasma Vale l'ha trovato, noi quello Vale l'ha trovato di noi. Oh, cosa fai? Mi fotti il pesce? Un boccalone. Oh, un boccalone ci sarai tu. Questo infame. Ma siamo sicuri che spawnano a quest'ora? Ah, prima c'era. Ma chi è che qui ha scritto 14? Ma guarda questo infame di Valentino. Hai scritto 14? Guarda te. Guarda la live. Ho bucato tutto il terreno. Ma si può lavorare in questa maniera qui? Perché io a Vale gli ho tappato l'ingresso di casa con le buche. È vero. Porca miseria. Senti, non esistono i grillità. Oh, comunque non c'è mai stato un pacchettino in questa live, eh? Non ce ne siamo mai accorti. Capito, ma che sfiga bestia, oh. Mezz'ora che giro adesso qui. Faccio su e giù. Buonasera. No, sto grillo talpa non c'è purtroppo. No. Peccato. Mi spiace. Ostia, questo è grosso però, eh. No. Mi imbuco nelle tende degli isolani di Mor. Da Tamarra? Sì. Ma secondo te è un cane? No, è morso. È morso? Un orsacchiotto moro palesemente. Sorpresamente a me sembrava una cagna. Cosa ridi? Ho sentito qualcuno parlare di te. Allora questo pesce è un infame, eh? Oh. Bastone per passare il fiume te lo dà quello del museo. Blatter. Deve avere prima il museo, Blattero te lo dà. Anche questo è bello grosso, eh. Un'altra sogliola. Oh, ho ternizzato un po' con la tua orsa cagna. Ottimo, ottimo. Fatto bene. Fatto il gran sesso. Ragazzi, che idea di merda quella del grillotà. Ma perché l'avevamo sentito? Allora abbiamo detto. È un procione, dicono. Non mai. Ma non penso neanche io quello, in realtà. È una cazzata quella che hai detta, Eternal, no? O sei certo? Hai le prove? Nel caso voglio vederle. Ho presentato la casa di Blattero, ma non viene sull'isola. Devi aspettare il giorno dopo. Eh sì. È in costruzione. Domani ti. Arriva Blattero e ti dà poi il è bastone. Un orsetto confermato da animalcrossinglife.com. Ok. E il suo compleanno è il 23 giugno.
Domani a me mi devono arrivare un po' di persone, vediamo chi poi rimane. Anche a me. Però... Tra l'altro nell'isola che sono andato prima non c'era un cazzo di nessuno, vaffanculo. Che sfiga. Quanti... Ragazzi, non esistono i grillitar in questa isola. Ci sono più, l'abbiamo detto, sono tanti tutti a nascondere. Ci hanno sentiti, porca vacca. Detto, merda, merda, ci vogliono. Eh sì. Con le miglia. E tra l'altro le miglia all'inizio le fai belle svelte, però poi ti calano. Ma sì, secondo me neanche tanto. Neanche tanto, perché gli obiettivini, quelli del Nook Plus, delle miglia sì. Plus, le fai abbastanza. Sì, però danno di meno. Sì, però, cioè, per dirti, io sono già andato su 4 isole, ho sbloccato la tasca in più, e 2 file di pettinature, la ruota degli strumenti e altre robe, e ho 7580 miglia. E io non ho la sega. Come cazzo è possibile? Perché... Cosa ci devo fare adesso? Fa vedere. Fa roba. Io devo fare, abbatti gli alberi. Ragazzi, io mi sto facendo la pipì addosso. Allora, io ti saluterei già. Dico, sì, tanto poi adesso chiudo. Compro oggetti con le stelline. Cattura un centopiedi. Cattura gli animali con il retino. Vendi delle conchiglie. Fighe. Vabbè. Dai, facciamo che. Aspetta che vendo roba. Cazzo, ho sentito un grillo. Fermo, Non sono mucchio, quindi. Sono a sinistra di Tom Nook, sono. Ti sto vedendo dalla live. Qua. No. Cazzo. Porca miseria, l'ho trovato. Cazzo. Dov'è? Eccolo. Presissimo. Ho vinto anche questa competizione. Ha vinto l'oro. Sono il campione, sono gioco in casa, voglio dire. Se non giochi in casa tu. Certo. Io mi sono fatto 8000 stelline a spese tue intanto. Fotti Robero. Moro, tu non hai idea del bug che ho appena visto. Cos'hai visto? E io sono bloccato, ok. Mentre mi ha fatto l'animazione per uscire e ho visto la tua che stavi entrando. Un gabbiano, sì. Ma cosa, chiudi la finestra? Dammi il tempo, sto vendendo. Guarda te. Moro, c'è il dodo impanicatissimo. Moro, chiudi, Moro. Dai, 2500 stelline, affare fatto, veloce. No, sembra che ci sia un'interferenza. Adesso non c'è più, puoi riprovare. Qualcuno se ne va. Andiamo, facciamone un saluto. Un saluto. Tabilandia ti fa ciao ciao. Teletubby ti fanno ciao ciao. Ciao 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 ciao. I ritardati, altro che i Teletubby. Sì. Che voglio dire, più o meno. Adesso ci devo mettere 6 anni e mezzo per andarvi anch'io. Sì, ragazzi, prego, vale. Io vi saluto, chiudo anche TS direttamente, sì. Visto che devo andare a fare la pipì. Buonanotte Valentino. E ci vediamo domani. Sì. A domani. Ciao ciao. Vale, se te ne puoi andare anche tu, così qua è l'aereo, Dove sono dentro. Sei? Sono dentro, che sto parlando con Dodo Baldo. Mi ricorda Scudo Baldo di Pokémon. Esatto, sempre. Cosa sei, l'hanno fatto apposta? Era un easter eggs. Ma uno se ne va, sto vedendo, qui davanti a me è figa, cioè. Bravi che date le buonanotti. Sono persone educate come te. Come no, io sono io che li ho educati, bravo, li hai educati bene. Certo. Io comunque Marco non lo sento da quando è finita la live di gatto. Sarà morto putrefatto da qualche parte. In realtà parte. Da prima.
Visto che prima ho mandato una clip comunque. Boh, siamo rimasti soli finalmente nella nostra isola. Adesso ci andiamo a segare finalmente. Non volevo saperlo. No, invece vi diamo la buonanotte qui. Do la buonanotte a tutti quanti. Grazie per avermi seguito, a me e agli altri due villani. Non nel villano. Senso del che villeggiate, non nel senso che sì. No? Anche e... Manigoldi. Esatto, sì. Anche nel senso bastardi. Che abbiamo le mani d'oro. Sì. Ma bravo, complimenti. Grazie. E bastardi nel senso che non so. Siete un incrocio, sì, boh. E quindi grazie a tutti, eravamo tantissimi questo Morrow by Night, sono contentissimo. Noi ci vediamo domani pomeriggio con i subscriber, facciamo la live solo per i sub alle 2 di pomeriggio. Cazzo, io mi sveglio, come faccio? Io dormo tantissimo il sabato, vabbè, vedremo. Metti prima. Ah, porca miseria, ma che palle svegliarsi. Lo farò. Invece per tutti gli altri domenica sera, va bene? Un salutone. Ciao belli. Buonanotte.